Un campo di formazione e lavoro per far respirare i più giovani il fresco profumo della libertà, per far conoscere progetti di inclusione sociale e lavorativa per persone fragili, per avvicinare ragazzi e ragazze ai temi della valorizzazione e promozione del riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie. Dal 29 agosto al 4 settembre Terra Out sarà scandita dal ritmo dei passi e dell'impegno dei giovani che parteciperanno ai campi della legalità e fresco profumo della libertà. I giovani partecipanti, tutti provenienti dalla Puglia, si impegneranno in una settimana di lavoro e formazione sui terreni confiscati Terra Out e Michele Cianci, luoghi sottratti alla mafia e oggi divenuti avamposto di legalità, di economia sostenibile, di lavoro regolare, di sviluppo e di antimafia. Il gruppo sarà impegnato nel lavoro attraverso attività e anche di cura e abbellimento del bene attraverso la pittura e la costruzione di panche con materiale di recupero. Saranno coinvolti anche in incontri con testimoni impegnati in attività di antimafia, di contrasto al caporalato e allo sfruttamento, di servizi di orientamento e inclusione per cittadini migranti. L'obiettivo dei campi della legalità, spiegano i promotori, è anche quello di sensibilizzare i più giovani sui temi dell'antimafia, facendo comprendere l'importanza della legge 109 del 96 per il riutilizzo pubblico e sociale dei beni confiscati alle mafie, le attività, i progetti avviati, gli inserimenti lavorativi di persone in fragilità sociale, resi possibili grazie all'agricoltura sociale che in questi anni ha coinvolto ex detenuti, migranti sottratti da caporalato e sfruttamento, persone provenienti dalla giustizia riparativa. Anche per questo, oltre alla formazione dedicata al gruppo dei campisti, sono in programma diversi eventi pubblici.